Un esempio di impegno civile, oltre che di grande impegno nella ricerca scientifica, Paolo Di Castro anzitutto un collega, oltre che un politico impegnato su un tema di straordinaria importanza per la nostra economia, ma direi anche per la nostra società. Le produzioni agroalimentari sono produzioni che non hanno solo un valore economico per quanto rilevante, ma sono anche un modello di sviluppo e di tutela delle nostre aree deputate alle produzioni agroalimentari e anche un modello di miglioramento della vita delle nostre comunità. Lei ha ricordato che frequentano questa facoltà anche studenti che arrivano dall'estero. Assolutamente sì, a me fa sempre piacere ricordare che il nostro Ateneo in termini relativi è il primo in Italia per l'incidenza dei dottorandi stranieri sul totale, siamo ormai al 30%, ma perché è necessario per uno sviluppo della ricerca, per un miglioramento dei percorsi formativi, ma poi lo voglio anche dire perché è coerente con la vocazione di una città come Teramo che ha fatto dell'apertura ad altre culture, altre modalità, altri modi di interpretare la società, il vivere sociale, ne ha fatto sempre una bandiera. Rileggere gli statuti comunali del 1440 significa trovare questa volontà di apertura in ciò che allora era straniero. Noi vogliamo declinarlo nel 2018 in questo modo e conferire l'onorificenza a Paolo De Castro va esattamente in questa direzione. Impegnarsi nel proprio lavoro, impegnarsi civilmente, impegnarsi nella vita politica e farlo non smarrendo mai il principio base dell'apertura e del confronto con le altre culture.